Bella, raga, rieccoci su Zeniston Zero, uscita la character demo di Jayne, che onestamente, dopo il teaser che hanno fatto vedere, non so manco cosa aspettarmi. Interrogatorio mortale come titolo, sono curiosissimo, anche perché Jayne è un personaggio che lo stanno vendendo in una direzione molto chiara, secondo me. Quindi non perdiamo tempo, ce lo andiamo a guardare. Cuffie consigliate? So you're the one who lost Boss's goods. Boss sent me to repay you. Must pull. No? Have something to say? Be careful now. I don't want to hear anything that might damage. The goods were stolen. I always change my routes, but that guy knew right where I'd be. Penso che stiano rivedendo un caso. È lei che in qualche modo sta capendo cosa sta succedendo. So you're saying that he must have known your route in advance? I don't know. Maybe it was a ghost? A ghost? Is that so? Why don't you tell me more? Ma l'espressività des It was too fast. Red. Yes, it was red. And it leapt from the shadows. Look at the insect on your shirt. Don't scare me! Ok. Really? Boss hates liars. Keep this up and he'll have me dispose of you. No. I'm telling the truth. There's still one last shipment tomorrow. Then you'll know I wasn't the one who took the goods. So, there's a shipment tomorrow. Madonna Jane. Madonna santa. Don't worry. Don't tell me you're. Hi. Ah, vedi che mancava un po' di musica effettivamente per essere di Zandas. Piazza un po' il volume qua. Particolare come scelta di Osso. Comunque, madonna. Proprio fanno delle scene con Jayne che veramente, cioè, è proprio molto mirato il pubblico. E apprezzo. Sono d'accordo. Think our boss got played by you like that, you dirty rat! We've met before. And you don't recognize me? How insulting. With such terrible eyesight. How about? Just kidding. You still have lots of confessing to do. Nonostante la visione di. Ok, qua. Red. Yes, it was red. And it leapt from the shadow. Estremamente dettagliato. Okay. Nonostante questo. Madonna, l'hanno fatta perfetta, Jane. L'hanno fatta veramente perfetta. Cioè, è proprio. Hanno reso perfettamente l'idea del suo carattere in ogni cosa che hanno fatto, ogni volta che l'hanno fatta vedere. Fin da quando l'hanno presentata la prima volta, che nella storia, e che sia nel teaser che qua, è veramente allucinante. Comunque, quello che è successo praticamente qua, semplicemente, non è nemmeno la prima volta, diciamo, quindi sappiamo già più o meno lei come lavora. Lei si infiltra nelle organizzazioni, fa da spia, nel senso, per conto della criminal investigation, e adesso qua sta interrogando uno dei membri della gang dove si era infiltrata, no? E lui sta dicendo, ok, c'era qualcuno all'interno della gang che ci ha traditi, ok? E dopo la riconosce, la vede, dice, ok, ah, eri tu, e lei fa. Ci siamo visti per molto tempo, mi hai riconosciuta solo adesso, però chiaramente lei solitamente indossa dei travestimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Mi dispiace che nella storia, quando lei era entrata nella gang, che l'abbiamo incontrata per la prima volta con Seth Zhu Yuan,
E lei invece era normale, non aveva travestimenti vari. Mi sarebbe piaciuto avere quella parte lì, perché poi sia nel teaser che qua fanno assumere che effettivamente lei solitamente si mette comunque parrucca, si cambia apposta per fare questi lavori qua, no? Quindi sì. Detto questo, storia a parte chiaramente di questa demo, raga, cioè, ma me l'hanno venduta, nel senso, me l'hanno, è perfetto. Cioè, qui lo vuole strangolare con la mela in bocca. Cioè, letteralmente così. Oh, madonna. Ok. Va bene, abbiamo capito, abbiamo capito. La prendo, la prendo. La pullo, ho fatto un account apposta per lei. Oh mio Dio. Fatemi sapere cosa ne pensate. Per me come sono fatte a livello di qualità? Oh ma no. Ok, cioè non c'è un frame dove mi posso affermare che... Va bene, comunque, il come sono fatti a livello di espressività di tutti i personaggi, voci, la VA inglese di Jane è spettacolare comunque, è perfetta per lei. Forse veramente uno dei migliori casi di VA, secondo me, che ho sentito inglese. In generale fino ad ora, cioè proprio perfetta, perfetta. Riesco ad associarla perfettamente a lei, tanta roba, complimenti a lei. Ma comunque ogni volta ti fanno capire molto bene il carattere del personaggio, come si comporta, com'è in generale, no? E qua l'hanno fatta perfetta, secondo me. Ok, comunque vabbè, niente da dire, chiaramente stanno vendendo Jane sotto un aspetto molto più... sotto un aspetto estremamente più... come si può dire? Vabbè, prendila un po' come vuoi. Prendetela un po' come volete, ok? Per me è venduta, la prendo. E poi mercoledì, ovvero domani, la proviamo. Quindi, raga, fermiamoci qua. Ci vediamo domani, ok? Che esce il banner di Jane, dovrebbe uscire alle 13. Sarò in live per pullarla, in live con chi vuole pullarla. Tra l'altro, se qualcuno vuole pullarla può venire in live con me. Trovate comunque tutti i miei link qua in descrizione. Quindi tra Twitch, Discord... Instagram, tutte quelle cose lì, insomma, e nulla, ci vediamo in live, la proviamo domani. Avete un po' di guide informative su Jane già sul canale, e quindi abbiamo già un bel po' di informazioni, insomma, ma yep, non vedo l'ora di prenderla. Madonna, spero che la vedremo di più a livello di trama in qualche modo in futuro, anche se la vedo un po' difficile per come si muove la trama di Tandless, però non è impossibile, ok? Ma soprattutto che ce la fanno vedere un po' in giro da quando esce, no? Quindi... No, sono curioso. Alla prossima, fatemi sapere la vostra. Bella.